Esperti al lavoro per la bonifica valanghe a San Domenico con elicottero e Daisy Bell. C'erano anche le nostre telecamere e sopralluogo anche a Formazza. È una tecnologia che abbiamo già conosciuto qualche anno fa nelle nostre valli, la Daisy Bell per la bonifica dei versanti a rischio valanghe. Esperti al lavoro ieri all'Alpe Ciamporino, un intervento voluto dalla proprietà degli impianti, la San Domenico Ski, dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Varzo, Alessio Lorenzi. L'intervento in via preventiva nelle aree più critiche, avvicinando la campana al manto nevoso fino ad una distanza che varia dai 3 ai 10 metri. Attraverso un computer, una miscela di idrogeno ed ossigeno genera all'interno della Daisy Bell un'esplosione la cui onda d'urto è in grado di colpire il fronte e provocare il distacco. Ad operare la base verbanese del gruppo Helicar. A bordo dell'elicottero il pilota Giuseppe Locatelli, un esperto proveniente dalla Valle d'Aosta, e il nostro operatore video Loris Penoni. Abbiamo maturato una lunga esperienza a Cortina e in tutto l'arco alpino in collaborazione con le amministrazioni locali e con i gestori degli impianti per l'applicazione di questa tecnologia preventiva, spiega Locatelli di Helicar, e lo stesso aggiunge: a San Domenico abbiamo dovuto fare i conti con vento forte e con temperature che avevano fatto solidificare il manto nevoso. Per questo i distacchi non sono stati di grandi proporzioni, ma lo sapevamo. I gestori degli impianti comunque hanno voluto eseguire la bonifica a maggiore garanzia dell'utenza. L'intervento a Ciamporino nel pomeriggio di ieri, dopo la chiusura degli impianti e con la collaborazione del Soccorso Alpino di Varzo e di tutte le autorità preposte. In mattinata invece lo stesso pool di esperti ha compiuto un sopralluogo in Valle Formazza ed ha incontrato il sindaco Bruna Papa, sempre per valutare l'opportunità di distacchi artificiali, in particolare nella zona da Canza a Salire, dove la strada resta chiusa per pericolo valanghe.